come l'istidina, come l'albumina, per esempio. La loro concentrazione, ovviamente, più sono concentrate, più sono patogeniche. La loro velocità d'assunzione, più velocemente vengono assunte, più velocemente innescano la malattia. Poi abbiamo trovato particelle radioattive, e queste sono ovviamente più patogeniche, perché la radioattività certamente non è un fattore benefico, soprattutto all'interno del nostro corpo. Poi ci sono dei fattori chimici, la loro composizione, anche questa è una cosa molto ovvia. È chiaro che una particella di arsenico o di mercurio o di antimonio sarà sicuramente più velenosa, se vogliamo dire così, di una particella, per esempio, di ferro. La corrodibilità. Ci sono particelle che possono corrodersi all'interno del nostro organismo, e quando si corrodono cedono all'organismo sostanze che possono essere addirittura più dannose, più tossiche della particella iniziale. Poi ci sono dei fattori biologici: quale organo o quale tessuto è coinvolto. Per esempio, una particella che finisce nel fegato o peggio nel cervello sarà sicuramente più critica di una particella. Io dico una particella, ma una particella sola chiaramente non è sufficiente per scatenare un guaio, a meno che forse questo non valga per quelle che finiscono nel nucleo cellulare. Comunque, in generale, una particella sola non è sufficiente a provocare un guaio, ma è chiaro che una particella che finisca nel cervello, per esempio, è molto più critica di una particella che finisca nel derma o in un muscolo, per esempio. Poi ci sono le condizioni di salute, sia del paziente in generale, sia dell'organo specifico. Per esempio, un fegato che sia affetto da una degenerazione grassa, che abbia una cirrosi, per esempio, è sicuramente più aggredibile dalle particelle di un fegato sano. Poi c'è la variabilità individuale. Ogni individuo si comporta in maniera diversa al cospetto di un determinato stimolo negativo, in questo caso. Noi abbiamo visto molto bene, per esempio, a New York, dove abbiamo avuto occasione di lavorare e abbiamo ancora occasione di lavorare, che gente che è rimasta a contatto con queste polveri non si è ammalato, o perlomeno non si è ammalata in maniera così evidente, così grave, come altre persone che hanno lavorato in condizioni apparentemente identiche. Quando si parla di acchiappare queste particelle, ci parlano sempre di filtri. Questi filtri che avrebbero caratteristiche eccezionali, favolose, che farebbero parte dei BAT, Best Available Technologies, le migliori tecnologie disponibili, e che dovrebbero catturare veramente tutto. In realtà sono veramente efficaci questi filtri, ma insomma io ho molti, molti dubbi, per vari motivi. Prendiamo per esempio un inceneritore. Un inceneritore moderno, quelli che vengono abusivamente chiamati termovalorizzatori, emettono particolato, emettono particelle piuttosto piccole perché si usano temperature abbastanza alte. E queste particelle sono decisamente inferiori alla capacità di cattura dei filtri che normalmente si adoperano industrialmente, che sono filtri che catturano particelle da 10 micron. Qui parliamo invece di particelle molto più fini, che passano tranquillamente indisturbate attraverso il filtro. Di fatto esistono filtri applicabili, in teoria almeno, a un inceneritore, che hanno una capacità di cattura molto più fine rispetto ai filtri abituali. Sono filtri fatti di politetrafluoroetilene che dovrebbero catturare particelle da 0,8 micron. Però ci sono alcuni inconvenienti. Primo, costano molto cari. Costano molto cari, questi filtri si applicano poco, pochissimo. Qualcuno lo fa. L'altro problema è che basta un piccolo shock termico, e negli inceneritori ce ne sono a decine tutti i giorni, per cambiare la struttura di questo filtro. Quindi aumentare di parecchio la porosità di questo filtro, quindi diminuire la capacità di cattura. Poi, una volta che questi filtri abbiano cominciato a catturare, a ricevere gli impatti di queste particelle, cambiano veramente la loro struttura interna e quindi la loro capacità di cattura diminuisce moltissimo.
E quindi ricadiamo nei problemi dei soliti filtri da 10 micron. Poi c'è un altro problema. Molte di queste particelle, moltissime, si formano non a livello del filtro o prima del filtro, ma si formano dopo il filtro, perché i gas sono ancora caldi, i gas contengono queste particelle sotto forma gassosa e si condensano dopo, si condensano una volta che questi gas hanno passato la barriera del filtro. E quindi il filtro è in una posizione assolutamente inutile, una posizione che non serve a nulla. L'altro problema è questo, è un problema che io ho posto spesso, una domanda che io pongo e a cui io non riesco ad avere risposta. Una volta che noi fossimo anche riusciti a catturare questi materiali, per ipotesi, li catturiamo, poi dove li mettiamo questi materiali? Non riusciamo a farli sparire. Dove mettiamo i filtri intasati? Possiamo dargli una scrollatina e fare ricascare tutto giù nell'inceneritore. E questo riparte. Questo ributta su tutto. Quindi noi non abbiamo fatto scomparire nulla. Tutto quello che era particolato resta tale. Quindi questi filtri hanno semplicemente ritardato il problema. Ma il problema rimane tale quale. Poi c'è un altro tipo di filtro, per esempio quello a carboni attivi. Una volta che questi carboni abbiano catturato le particelle, i carboni attivi hanno una buona attività. Dove mettiamo i carboni? Una volta che questo carbone è esaurito, dove lo mettiamo? Questo mi rientra nell'ambiente. Io aspetto delle risposte a queste domande, risposte che nessuno dà. Si sposta semplicemente il problema, ma non si danno risposte. Quindi questi filtri, a parer mio, non hanno efficacia, non hanno nessuna efficacia. Qualcosa però noi possiamo fare per eliminare queste particelle dalla nostra vita, e possiamo usare il cervello. Per esempio, abbiamo visto che queste polveri si depositano al suolo e cadono su frutta e verdura. Allora non compriamo frutta e verdura da quei fruttivendoli che la espongono all'aria aperta, in città. Non compriamola, perché è molto probabile che queste frutte, queste verdure, esposte in una via cittadina, siano cariche di particelle. Il macellaio taglia la carne, quando non è più contento del filo del coltello, lo rifà il filo su una pietra, su una cote, e poi ripassa il coltello direttamente nella carne. In quel momento, con quell'azione, avrà messo miliardi di particelle nella nostra bistecca. Basterebbe semplicemente che il macellaio passasse un panno sulla lama, o meglio ancora, la mettesse per un attimo nell'acqua e l'asciugasse, e il problema sarebbe risolto completamente. Chi lavora in una fonderia, chi fa il saldatore, chi lavora in un inceneritore, chi lavora in un cementificio, dovunque si sviluppino polveri, non deve mai portare a casa gli abiti da lavoro, deve sempre lavarli sul posto. Queste strutture devono avere a disposizione una lavanderia. Perché questo? Perché i vestiti sono carichi di polvere, questi vestiti ritornano a casa, ovviamente, e la moglie dell'operaio, del lavoratore, lava questi vestiti, li sbatte. La letteratura di medicina del lavoro, di medicina occupazionale, è piena di casi di donne che si ammalano delle stesse patologie professionali del marito, pur senza essere mai andate sul posto di lavoro, semplicemente perché inalano le polveri che il marito porta a casa con i vestiti. Chi lavora in quelle condizioni deve sempre portare un copricapo, o almeno lavarsi la testa tutte le sere, prima di andare a letto, perché poi andando a letto poggia la testa sul cuscino e chi dorme vicino si respira tutto ciò che sta nei capelli.